No, perfetto. Qua, vedo che ha capito in pieno. Oh, ehi, ehi. È durato proprio tanto questo tavolo. Benvenuti, giovani amici, i gentiluomini più amati d'Italia si sono radunati per una nuova sfida. Una sfida che li vedrà coinvolgere in quello che è lo sport d'eccellenza per quanto riguarda il gentleman, ovvero le bocce! Il biliardo. Sarà una sfida tutti contro tutti. Una serie di prove andremo ad architettare e vedremo chi la spunterà. Diamo inizio alle danze. La prima prova, miei esimi colleghi, è l'ingessamento. Mettere il gessetto nella punta, nel modo più stiloso possibile. Mi mostri. Mi mostri. Usi del verbo ustrare. Lei può tenermi questa? Grazie. E vi mostrerò come si mette il gessetto nella punta. Ustica. Ok. Perfetto. Vediamo se i colleghi sono in grado di replicare cotanta perfezione e cotanta aulicità nel movimento. Murri, che copia il nome degli altri youtuber, prego. Bravo, bravo. Complimenti, eh? Complimenti. Bravo. Non rida perché sappiamo essere una penalità per il gentiluomo. Ah, non si ride? No, ma nel suo caso, solo nel suo caso. Ma noi possiamo ridere di lui? Sì, okay. Più volte. Ok, l'ho apprezzato. Bello il gesto, bello il gesto. Difficoltà nell'inserire questo e trovare... Questo fischio è fastidioso. È fastidioso, sgradevole. Io forse fischiavo, io forse emettevo gemiti. Cazzo ti inchini? Ogni volta lui si inchina. Merluzzo, come si comporta, come si muove? Dovete sapere? Puoi non starmi così vicino. Lei non ha compreso cos'è lo spazio vitale. Per cortesia, è una cosa fastidiosa. Voglio anche far notare un attimo prima dell'aringa del mio collega. Merluzzo, non aringa. Ha ragione, mi corregga. Il pesce mi imbroglia. Volevo far notare come sia stato perspicace nell'indossare un abito dello stesso colore del gessetto. Tutto fa brodo, perché quando uso il dado sono una star. Comicità, ilarità, fa parte del gentiluomo. Ti fai mezzo passo indietro che mi fa ansia. Star fermo. Abbiamo già finito il tempo, ragazzi, cortesemente. Che delicatezza, ha subito trovato l'incasso perfetto. Non ha pasticciato. Io sono in squadra con Maurizio. Continuiamo. Io me l'ho portato a casa. Sì, perfetto. Posso chiedere perché sono in squadra con Thomas? No, non c'è nessuna squadra. Ognuno ha le sue palle da portare. Thomas porta il bianco da casa. Perfetto. Thomas non si limita ad assaporarne l'olezzo, il profumo, ma bensì lo sniffa. Questo è un gessetto da sniffo. Il gentiluomo ne ha sempre uno nel... Sì, si è ha praticamente imbrattato tutta la stecca e... Aspetta, e perché so già quello che succederà. Siccome non voglio sporcare... Ma guarda che cazzo! Il naso pure! C'è una seconda prova, la spaccata. Vi mostro come si effettua. Ok. È regolamentare. La boccia è regolamentare. Ricordiamo sempre che il gentiluomo flexa senza darlo a vedere. Ok. Mi abbasso. È il gesso. Andiamo ad effettuare la spaccata. Per cortesia, smettiamola di interrompere. Sarebbe il caso. Spero di non prendere... non impariamo. Spero di non prendere l'obiettivo di quella telecamera che costa come casa mia. Ok. Perfetto. Che eleganza, che portamento, che... Sì. Shh, shh. Ah,
Le palle arrivano fino in fondo. Complimenti. Complimenti, lei ha il dono delle palle. Vorrei, se adesso il nostro conte me lo permette, provare a replicare le sue movenze. Debbo. È il video, cioè devi farlo. Bene, principe, si metta pure in posizione, è la sua volta. Lo c'è un cecchino. No, non le aggrada la stecca, forse? Muove rimostranze verso... Bravissimo, bravissimo. Però qui si rasenta l'ostentazione, però, eh. Effettivamente. E vabbè. Effettivamente. Anche perché il valore quant'è? È superiore a quello del mio, ok? Cosa? Sta masturbando. Sta levigando il dito. Sto creando il solco. Atto. Quindi lei sacrifica le carni per... Mi piace. Il sacrificio prima di tutto. Perfetto. Se vuole anche una fresa, le faccio. Le faccio. Cos'è questa risata sgradevole? E ciù. Per porca miseria. Grazie. Grazie. Grazie davvero. Possiamo cortesemente, chiedo alla regia di fare uno zoom nel triangolo. Non era una gara a chi lo teneva più in ordine. Direi che è praticamente pronto per il secondo concorrente. Chi sei? Marie Kondo, che lo devi tenere in ordine. E il triangolo l'ha posizionato Thomas, quindi siamo 40 centimetri a destra. Praticamente le ha messe dentro la buca da solo. È storto, va bene. Non dimentichi il gioco di polso. Prendo più tempo apposta per ostentare. Bravo, dai modo alla telecamera di fare lo zoom e la messa a fuoco sull'orologio milionario. Perfetto. D'altronde il gentiluomo parte con una base di 12.000 euro di accessori uomo. La vedo molto sicuro. Si avvicina. Prendo confidenza. Prende con la stecca. Accarezza la stecca. Mette, vedete, la premura di mettere la stecca a proprio agio. Perfetto, la ferma con la mossa detta mossa a forbice. Ah, è riuscito ad emulare il maestro. Complimenti. Vorrei far notare che la pallina in buca è dello stesso colore del mio completo. Complimenti di nuovo. Ragazzi, grazie mille per essere stati in questo video. Questa cosa che ho appena fatto si esprime con strabordarvelo nel Baugigi. Oh, apprezzo tantissimo. Complimenti. E chi sono io per rifiutare questo strabordamento così goloso? Gnam gnam, me lo prendo tutto. Prego, abbiamo il piccolo Tommy. Visto che lei, barone, perfetto, ci ha dato quest'handicap della devianza, noi la ripaghiamo con la stessa moneta, ne è vero? Questa è la tecnica Spittenfauzer. Per me è perfetta. Posso avere il gessetto perché dopo aver usurato... No. Vorrei ricordarle che lei finora ne ha tenuta una in mano pregessata, quindi non si è stato usurato, non è stato usato. Tra l'altro il barone sta constatando quale delle due... Gessata, non importa. Ha usato quella più bassina delle due, perfetto. Sarà contento... Ho il gesto di prima. Sarà contento, sì. Benny. Sì, stecche alla caccola. Benissimo. Sono abituato a impugnare robe grosse. Di male in peggio. Silenzio agghiacciante. Ragazzi, abbiamo io, tutti paura per io sono tavolo. Io sono in tachicardia. Però attenzione. Però quasi ai livelli del nostro piccolo e vorrei far principe. Notare che ho portato la 15 nella buca laterale. Lei non ha portato non ha portato niente, la sola è ancora nel tavolo. I maestri, gli insegnanti hanno portato la palla in buca. Ma io mi sono portato avanti per dopo, perché la 15 non c'è la un finale. Dopo. Sì, ok, perfetto. Probabilmente ancora una volta non ha capito le regole di che del video gioco. Stiamo parlando. Ottimo. Mi rimetta Maurizio per cortesia di fianco, mi è difficile parlare. Grazie. Mi fa questo torto, quindi. Lei sa anche il perché, quindi non continui. Le sue flautolenze è bene che stiano lontane. Esattamente. Purtroppo dopo la sfida di ieri lei ci sta premiando di odori e olezzi sgradevoli. Nella terza disgustoso, nella terza prova andremo a mettere le palle in posizioni già predefinite. La palla numero 3 posizionata già in prossimità di quella che è la buca. Molto semplice quindi come prima prova. L'atleta potrà con la pallina bianca scegliere la posizione di inizio purché sia nella metà anteposta. Ascolta. A quella della palla. Come sempre parte il maestro.
Per cortesia. No, scusa. Prego. Mi è sembrato che mi stesse accarezzando. No, no. Dai. È anche una prova di stile e di eleganza. Guarda, guarda l'indice. Hai visto l'indice? Fantastico. Come bere una tazzina di tè. Ore 17. Perfetto. Meraviglioso. Questo. Complimenti. Certo, c'erano forse dubbi. Si mette in posizione. Mi le piace passo. Quando un altro uomo mi prepara la pallina. Sì, solo intanto a te piace controllo questa cosa. La regolare alimentazione della stega. Della strega? È dritta, è dritta. Guarda, trattiene il respiro come un vero cecchino. Sì, sì. Io copierei la tecnica dell'indice, eh. L'indice del... No, quello è il medio, sì, benissimo, il medio. Non conosciamo neanche le dita del corpo umano. E sì che ha quelle dita da 25 anni. Se fossi lei io non riderei. Ci metta un po' di bajou per cortesia e savoir-faire. Credo ci sia stata un'interruzione. Sono qui a testimoniare la poca eleganza del concorrente, in quanto un'esclamazione così poco. Hai ragione. No, io direi di no. Quindi non posso toglierle dei punti in quanto ha comunque sbagliato la prova. Quindi mi limiterò nel mio silenzio. Ma se partissimo da 100 sarei a 99. Esattamente. Oh, che gesto. Che mano salda. È un samurai, è un ex samurai. Perché ex, scusi? È forse anziano? No, è in pensione? Come fa a essere ex se samurai è futuro? È futuro. Per cortesia. Mano mancina, la morte si avvicina, quindi è meglio la sinistra. Oh, mamma lui mia. Lancerà come a mo' di giavellotto. Un attimo di silenzio perché stiamo assistendo a delle gesta. Benissimo. Thomas l'aggiusta non sa ancora dove si trova. Thomas non sa neanche che questa è una partita di biliardo. Non mi aspettavo senz'altro nulla, nulla di meno. Prego Tommaso. Può porgere l'altra guancia? Può porgere. Perfetto, era partito benissimo con il mi può porgere e dopo mi è caduto sulla non ce guancia. La fa, non ce la fa, è più forte, è più forte di lui. Okay. Gliela passo a mano, ok. No, perfetto. Ottimo. Vedo che ha capito in pieno. Ottimo. Le regole. Sì, va bene. Io direi che va bene così. Perché opporsi? Perché opporsi? Al naturale decorso. Si può forse Oh, ehi, ehi. È durato proprio tanto questo tavolo. Che bei tempi quando era tutto integro. E la lascia lì sul bordo. Cioè, è pur vero, posso permettermi, che se l'avesse messa 10 centimetri più indietro nella posizione giusta sarebbe stato anche valido. Mi dispiace, buon Thomas, ma non potrà farsi vanto di questa gesta immemorabile che le conviene scaricare dal mio video YouTube e tenerselo stretto perché non gliela farò passare liscia. Non sopporto di essere umiliato in casa mia, ok? Nano di merda, perfetto. Siamo arrivati quindi alla quarta pro. Lei cosa sta facendo? Mi sta simulando il sesso femminile? Sa cos'è questo? No. È un ragno su uno specchio. Ah, l'ho apprezzata! E che è? Che comicità! Sai cos'è questo? Ho quasi paura a chiederlo, me lo dica. Il violino più piccolo del mondo. Pensavo fosse il suo pene, dato che le dimensioni. Io pensavo che stesse appunto masturbando il suo pene con queste movenze, ma torniamo a quella che è la sfida dei gentiluomini. Più o meno. Sai cos'è questo? E che due cose. La prova in questo caso è appunto effettuare una carambola. Sponda. Non è una carambola questa. Sì, però è. Cazzi no, voi. Voleva dire che lui è dell'altra sponda. Ah, se lei fa outing nei miei video, scusi, si faccia un outing nel suo video. Che, ma se vuole lo possiamo fare nel mio con le visual dedicate. Esatto. Dovremmo andare di rimbalzo nella sponda avversa, ovvero quella di facendo Murri, una carambola. Facendo che stai zitto, per piacere. Per esempio. Sì. Fate che c***o volete. No, 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 ci illustri, ci illustri, ci di lui. Vado a casa. Rimbalzo dentro senza toccare il 2, dai. Che niente, rotti i c***oni. Questo è molto difficile, è probabilmente. Io studio. Lei studi? Un attimo di concentrazione. Raccolgo le energie. Sup! Non era questo però lo scopo. Me ne rammarico, figuraccia. Non vorrei, diciamo, lei, girare esatto. Il dito nella piaga, no. Però
questa esclamazione poco elegante le lasciamo per altri. Ho raccolto delle energie che ho esternato con grande tecnica. Se lei non ha fatto il corso di primo livello di urla, se ne può anche tornare da dove è venuto, ovvero l'Africa. No. L'ha detto lei. Mi astengo, mi dissocio. Io ho l'attestato. Del maestro, ovviamente. Ha studiato, ovviamente, presso questa scuola. Ho, ahimè, commesso molti errori in questa prova, ovvero tutti. Non ho centrato la pallina numero 3. Rossa. La pallina rossa numero 3, non volevo dire rossa, è brutto. La pallina 3 e non l'ho messa in buca. E addirittura ho toccato le altre due palline che non si dovevano toccare. Dai. Scusi. Un Carl per mandare in pump i bicipiti, sempre necessario, sempre apprezzato. Movenze tecniche. Quasi, però mi ha commesso una gaffe. Comunque è stato migliore del mio tiro. Non hai spazio? Le ricordo che è in Italia, è sceso a Venezia ieri. Che colpo di ciuffo, che chioma. Se può rifarlo mi rimetto dietro, sai mai che qualche capello si stacchi e finisce nella mia testa. Oh, me ne è arrivato qualcuno in testa? No, benissimo. Peccato. Neanche a lei, vedo. Perfetto, dai. E no, che? Non la imulo. Sabbi, imulo. Sono Emiliano. Imulare. No, sì, che ignoranza. Emulare, forse. Imola. Arrivederci. Arrivederci. Imola. Arrivederci. Imola è una città, ma comunque va bene. Quello che era convinto. Imulo. Che tecnica è da Imola. Chiedo scusa. Reggio Emilia. O è da Emula. Adesso mi confondo. François. Matisse. Molto bello. Uno scatto d'ira fermato in tempo, perché si è ricordato delle sue nobili origini. E per cui sì, perfetto, abbiamo terminato la prova. Passi la stecca. Ma che è il barone? Passi la stecca al barone, stavo per dire. Ma dov'è il barone, ragazzi? Barone dov'è? Barone, che olezzo. Barone, che tanfo. Che schifo. Mi sono recato in ufficio a fare un fax. Certo. Scusate, ma è inaccettabile. Barone, che cos'è? La coda? È l'appendice, la gravatta bianca di riserva. Ah no. Si è portato una gravatta di riserva. Perfetto. È la fattura. C'è del marrone. Lei ha fatturato, stava fatturando. Certo, è lo scontrino, ci mancherebbe. Volevo chiedere le regole, cosa dovrei fare? Deve colpire la pallina bianca facendola rimbalzare sul bordo che vede di dirimpetto. E poi colpire la pallina rossa senza tangere minimamente la verde e la blu e mandare questa in buca. Glielo rispiego io. Allora, la baita bianca va addosso là, arriva dritta in te la rossa che la butta dentro. Oh, è tanto! Ma non hai neanche da sfiorarle ste qua. Perfetto, ho capito. Se mi fa la mia voce. Chiaro. Chiarissimo. Allora, complimenti intanto. Complimenti. Davvero è stata una partita veramente... Bravo. Grazie. Grazie davvero. Fantastico. È stato veramente onesto. Io direi che la puntata di oggi finisce qui. Spero che vi siate divertiti. Vi ricordo che non solo nel mio canale, ma anche nel canale di Maurizio Di Murri, usciranno un sacco di video dei gentleman, video imperdibili ed estremamente divertenti. Oh, hai il sisma da Remy? Comandi? Ah, sì, e anche da Thomas. Chi è? For gentlemen are here.